Ciao a tutti, oggi andiamo a realizzare la famosissima gonna con elastico nella variante double face. E per farla utilizzo questi due cotoni della Gutermann e sono tra i miei cotoni preferiti in assoluto, non solo perché ci collaboro, ma sono veramente buoni. Comunque sono dei ritagli che vengono venduti così a pack, sono 1 metro per 70 centimetri. Infatti li vado a tagliare a metà così ottengo 4 pezzi, per cui 2 per ogni trama, e da 70 cm per 50 di altezza. Ovviamente, avendo scelto due tessuti differenti, ho anche voluto matchare due fili differenti, perché andremo a utilizzare appunto due fili differenti. Quindi questi sono i rettangoli che ottengo. Poi vado a mettere al dritto contro dritto, lavoro appunto le stoffe separatamente, quindi prima vado a fissare i laterali della prima trama, quindi appunto gli spilli e cucitura dritta, e poi faccio la stessa identica cosa per la seconda. Poi vado ad infilare i due pezzi uno dentro l'altro e le parti dritte saranno una di fronte all'altra, quindi lavoro praticamente col tessuto, uno al dritto e l'altro al rovescio. Faccio combaciare i laterali dei due pezzi, appunto gli spilli, e poi appunto gli spilli su tutta la circonferenza superiore e vado anche qui a fare una cucitura con il punto dritto. Fatta anche questa cucitura, mi giro al dritto della stoffa, quindi vado ad infilare una dentro l'altra in questo modo. E poi con il ferro da stiro vi consiglio di andare ad appiattire questa cucitura. Poi cosa faccio? Andrò a misurare l'elastico e quindi lo spazio della culisse, che andrò a creare. Il mio elastico, come sempre, altro 3 cm e andrò a fare praticamente a 3 cm e mezzo una cucitura dritta. Come vi ho detto prima, vado a lavorare con due fili, quindi sulla parte superiore ho fissato il filo rosa, mentre nella bobina vado ad infilare il filo azzurro. Questo perché poi cucirò, vedete, al dritto, quindi nella parte superiore c'è la stoffa, quella con la trama rosa, quindi avrà il filo rosa, invece sotto c'è la stoffa con la trama azzurra e ho scelto il filo azzurro. In questo caso non utilizzo la guida magnetica perché non entrava nella piastrina e invece fortunatamente la piastrina era esattamente della misura che serviva a me, quindi ho usato quella linea come guida. Vado a tagliare l'elastico, la mia circonferenza vita, più 3 cm che sormonterò per chiudere l'elastico. Come si chiama? Spilla da vaglia, vado ad infilare dentro l'elastico e appunto lo passo per tutta la culisse. Ovviamente la cucitura che ho fatto prima non l'ho chiusa del tutto, ho lasciato uno spazio proprio per inserire l'elastico. Una volta che ho fatto tutto il giro con l'elastico, poi andrò semplicemente a sovrapporre appunto di 3 cm l'elastico, in quei 3 cm che abbiamo calcolato in più, e poi andrò a fare una cucitura praticamente a quadrato con una X all'interno per fermare bene l'elastico. Poi, se non siete pratici, potete fare anche un paio di cuciture, anche che viene storto, non si vedrà mai. L'importante è che appunto l'elastico rimanga saldo. Una volta fatta la cucitura, tiro dentro l'elastico e andrò a fare con il punto dritto, appunto vado a chiudere quell'ultimo pezzo che avevo lasciato aperto per inserire l'elastico. Per l'orlo vado con il mio righello da stiro, stiro sia praticamente una gonna che l'altra di 2 cm verso l'interno, poi li sovrappongo e questo è il risultato, per cui vado a fare la stessa identica cucitura, vedete che i fili sono matchati, quindi questo è l'orlo. Questa qui è la gonna indossata da un lato e anche dall'altro. Io vi ringrazio per aver visto il video e giù in descrizione trovate i link per farla anche nella versione normale o la versione con tasche e per seguirmi su Instagram e Facebook. Ciao!